Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Allora, per chi non ci conoscesse, siamo Marta e Federico del canale Tickets for Life. Siamo due viaggiatori. Allora, al momento, per chi ci segue già lo sa, ci troviamo a casa per finire i lavori sul nostro van. Lo vedete dietro, noi siamo nel van. Esatto. Il nostro è un Fiat Ducato camperizzato da noi, che abbiamo comprato in Germania. Se vi interessa sapere il processo di omologazione, andate a dare un'occhiata ai video sul canale. C'è la playlist con tutti i video tecnici. Allora, siamo qui perché, come promesso... È da tanto che lo aspettano. Sì, è vero, è da tanto. Volevamo fare un po' un sunto, un riepilogo, chiamatelo come volete, diciamo del nostro viaggio, ormai siamo già tornati da qualche giorno, diciamo così, il tempo di sistemarci e di fare i lavori sul van, come vi abbiamo detto, abbiamo trovato un momento ora per raccogliere, diciamo, i dati. Ci vedete davanti con abbiamo preso un po' di appunti perché e ci serviranno, c'è un sacco di roba perché non riusciamo ad andare a braccio. E quindi niente, praticamente abbiamo fatto un po' un riepilogo del nostro viaggio affrontato in questo periodo, nell'ultimo periodo. Siamo partiti a giugno ora del 2022 e siamo tornati ora in autunno. Dove siamo andati? Non te lo ricordi più? Si è fatto un bel giro. Abbiamo fatto un bel giro. Dunque, siamo partiti appunto e siamo andati verso nord, abbiamo attraversato la Svizzera. Siamo saliti lungo il confine franco-tedesco fino ad arrivare al primo paese che di fatto abbiamo visitato, e ovvero il Lussemburgo. Molto bello, consigliatissimo. Esatto, ci attirava, non ci eravamo mai stati e ci siamo fermati, abbiamo visto appunto la capitale, che è appunto la città di Lussemburgo, molto molto bella, particolare, anche di quest'ultima c'è un video dedicato. Esatto, e poi abbiamo proseguito verso nord fino ad arrivare in Belgio, anche lì paesaggi, posti bellissimi, e siamo arrivati fino al mare, abbiamo messo anche piedi nel mare... Freddissima, l'acqua. Non vi diciamo quanto possa essere freddo. Lasciato il Belgio, poi abbiamo fatto un pezzettino di Francia per poter poi andare in Inghilterra. E abbiamo visto tutta la parte sud fino ad arrivare nella punta estrema della Cornovaglia e poi da lì siamo via via risaliti fino ad entrare in Scozia e da lì siamo passati in Irlanda, Irlanda del Nord per la precisione, esatto. Dove abbiamo passato la maggior parte del tempo di questo viaggio e infatti il resoconto che vi facciamo oggi sarà incentrato principalmente su questa bellissima isola, questa nazione verde, molto l'isola di Smeraldo la chiamano, perché è un'isola che ci ha sempre affascinato e che finalmente siamo riusciti a vedere. L'abbiamo girata praticamente quasi tutta, diciamo, ed ecco quindi l'idea di rendervi partecipi delle nostre esperienze, di darvi magari un po' di consigli per chi volesse andarci e poi alla fine del video magari anche dirvi economicamente quanto ci vuole, ovviamente raccontando la nostra di esperienza, vero? Esatto, sì, quello che volevo sottolineare è che questo cioè non è il tutorial per il vacanziere perfetto che va in Irlanda, soprattutto è la nostra esperienza, ovviamente commisurata al tempo in cui siamo stati su, soprattutto innanzitutto al tragitto totale, e poi non solo, al periodo, perché non è una cosa banale, il periodo, ovvero quest'estate, il periodo soprattutto per i costi del gasolio, che sono andati alle stelle, come ben perché, sapete, ecco, esatto, come sapete sono schizzati alle stelle, quindi la spesa, ovviamente la spesa maggiore se l'è bevuta il povero Charlie, lui che è il nostro van, sì. Per chi non lo sapesse, che ovviamente ha consumato tanti tanti litri di gasolio, quindi magari tra uno ci vuole andare tra 3 mesi, ovviamente la spesa sarà diversa, cioè questa è la nostra esperienza. Il nostro viaggio, secondo noi dovete prendere per buono quelli che sono i consigli sul paese,
Poi noi vi diciamo anche, come ha detto ora Federico, i nostri costi, le nostre spese senza problemi. Alla fine del video faremo... Tireremo le somme, diciamo. Faremo, esatto, un totale, no? Però ecco, è fortemente legata al periodo in cui siamo stati noi su, al periodo come durata e al periodo proprio storico. Ma perché andare in Irlanda? Perché abbiamo scelto questa bellissima isola? Come già detto in precedenza, è da tanto che la volevamo visitare, e anche complici magari i bellissimi film ambientati nei territori irlandesi, siamo sempre stati colpiti e attratti dalle sue bellissime scogliere a picco sull'oceano, dai suoi paesaggi verdi. È un'isola praticamente sempre verde, perché si chiama, sì, Isola di Smeraldo. Per chi fosse amante della natura è veramente un paradiso, ecco. Quindi ecco, noi diciamo che ci ha spinto fortemente anche questa. La natura è in primo luogo, è quella che ci ha fatto insomma da motore. Amiamo la natura, ve l'abbiamo detto più volte, insomma, quindi questa isola ci ha richiamato, ecco. Quindi, come diceva Federico, insomma, se amate la natura è un bel connubio, e ancora lì si può vivere di una natura abbastanza incontaminata, soprattutto perché, ricordiamo, è un'isola poco densamente abitata. Quindi, oltre a chi ama la natura, anche a chi vuole tranquillità e poco turismo di massa, diciamo, ci sono poche persone. Ovviamente, se andate nei luoghi fulcro, nella capitale, eccetera eccetera, troverete turismo, ci mancherebbe altro, però è un'isola poco densamente abitata e quindi la popolazione in tutta l'isola è veramente ridotta, insomma. Sono luoghi dove c'è silenzio e c'è tranquillità, ce ne sono molti. La maggior parte della popolazione vive nella capitale, poi. Esatto. E tutto il resto del paesaggio dell'isola è tutta campi, natura, ci sono tantissimi parchi naturali molto belli, che sono anch'essi, ci hanno attirato la nostra attenzione. Esatto. Poi ovviamente le scogliere, come detto, certo, il mare. Possiamo ricordare allora i parchi che abbiamo visitato noi, sono stati 4. Abbiamo fatto noi, poi magari capirete meglio il giro che abbiamo fatto un itinerario un po' da nord, cioè entrando dalla parte dell'Irlanda del Nord, poi scendendo verso la costa ovest e scendendo fino alle coste sud. Quindi abbiamo visitato il Glen Vernach, che è il primo che si trova a nord, diciamo, nord-ovest. Poi si scende al Connemara, che è sotto, diciamo, a metà isola, sempre sulla costa ovest. Poi c'è il Killarney, che è verso sud, e il Wicklow, che è verso ovest. Diciamo che abbiamo fatto un parco in ogni lato dell'isola. A te quale ti è piaciuto di più? È dura perché ognuno di loro ha una peculiarità diversa. C'è chi è più montuoso, chi meno montuoso, chi ha laghi, chi ha più animali. È difficile. Ma se dovessi sceglierne uno, forse il Wicklow, perché all'interno di questo, se non avete visto, andate a vedere il video, c'è il lago nero della Guinness, e quella zona mi è piaciuta tantissimo. A me sa quale? Lo stesso. Avrei pensato, io ho detto, il mio è il Wicklow. Il Wicklow, ragazzi, tanta roba. È bello, e tra l'altro è anche, se fate anche un breve viaggio e arrivate a vedere la capitale Dublino, si trova proprio a sud di Dublino e non è nemmeno lontanissimo. No, in pochissimo tempo ci arrivate, perché praticamente alle porte di Dublino. Esatto. Molto bello. E quindi è veramente bello, c'è tutto, è un bel parco, insomma. È in quota, quindi se ci andate d'estate c'è un bel frescolino, paesaggi mozzafiato, dei laghi meravigliosi, si possono fare belle passeggiate. Comunque poi non vogliamo fare la guida, trovate tutte le informazioni sicuramente sul web. Vogliamo dare un po' di sprono, vogliamo fare un po' pubblicità gratuita, non ci paga l'ufficio del turismo irlandese, questo è assicurato. Però niente, vi vogliamo semplicemente passare un po' le nostre sensazioni, emozioni, quello che ci è piaciuto dell'Irlanda, eccetera eccetera. Quindi abbiamo detto dei parchi, i panorami e i paesaggi, che sono mozzafiato ovunque andiate, sia che si trovino all'interno, sia che si trovino nei parchi, sia che si trovino sul mare, perché ovviamente noi principalmente abbiamo fatto tutto il giro costiero, diciamo. Sì. E le coste dell'Irlanda, ragazzi, sono qualcosa di veramente eccezionale. Sono dei posti fantastici,
dove almeno una volta nella vita dovete andare. Sì, sono affascinanti, vedere tramonti o albe a seconda di quale, su quale costa sia, siete, a seconda di su quale costa vi troverete. Non ve lo possiamo raccontare perché comunque sono solo emozioni che vanno viste. Sembrano frasi scontate, ma di fatto è così. E i tramonti più belli che abbiamo visto su quell'isola. Certo, perché ovviamente il sole tramonta a ovest, quando andate nelle coste ovest con queste bellissime scogliere, il sole che va giù a picco sull'oceano è qualcosa di veramente eccezionale. È vero. Se qualcuno volesse sapere qual è può essere il periodo migliore per andare in Irlanda, beh, noi non abbiamo avuto dubbi, abbiamo scelto il periodo estivo perché è il periodo, a parte la luce del sole che tramonta più tardi, ma quello sarebbe valido per qualunque paese, però il clima ragazzi, l'Irlanda è un'isola molto piovosa, però nei mesi estivi, giugno, luglio, agosto fino ai primi di settembre, abbiamo il periodo con meno pioggia. Noi addirittura nel mese di agosto non abbiamo preso mai un giorno di pioggia, se non due sporadiche. Molto bene, vero? Noi è andata molto bene, siamo stati fortunati, però comunque al di là di quello, nei periodi soprattutto giugno e luglio, abbiamo letto, sono mesi molto favorevoli per visitarla, perché a parte le giornate lunghe, veramente lunghe, come diceva Federico, e quindi vi permettono di girare tanto, di avere tante ore di luce durante la giornata, e non è una cosa da sottovalutare. Però, insomma, i posti con il sole, vederli con il sole, hanno tutta un'altra colorazione, specialmente quei verdi brillanti di quest'isola di smeraldo. Con il sole acquistano tutta un'altra luce, una brillantezza. Poi comunque tutto l'anno l'Irlanda non è un paese freddo, anche nei mesi, ovviamente avete poca luce perché il sole scende prima e piove, ragazzi, piove sempre. Piove spesso. Ora noi non ci siamo mai stati in periodi invernali, quindi ci hanno detto. Però per quanto si legge e ci hanno detto, è un'isola dove piove. Infatti un ometto, una volta che abbiamo incontrato, ci ha detto che se guardate il cielo e piove non vi dovete lamentare, dovete pensare che siete in Irlanda. Sì, per loro è estremamente normale, cioè escono praticamente già sempre con la giacca a vento, per loro è normale, non usano nemmeno gli ombrelli perché lì sono perturbazioni spesso veloci portate dalle correnti, dai venti che magari arrivano dall'Atlantico, e quindi magari un'ora siete fuori a fare una passeggiata con un bel sole e mezz'ora dopo già piove. E passa veloce, poi magari fa la scrosciata d'acqua e passa e finisce lì. Per loro è normale, loro accettano e vivono queste situazioni di questo meteo da bambini. Quindi ecco, il consiglio che vi diamo: se volete andare in Irlanda, munitevi di questa santa pazienza che hanno poi loro, anche se in noi magari italiani non è innata come in loro. Però ecco, prendetela un po' con filosofia fondamentalmente, perché vi portate un impermeabile, un ombrello e pazienza, i posti sono veramente belli. E già che abbiamo accennato a questo signore e a loro, esatto, cosa si può dire della popolazione irlandese? Si può dire che sono fortissimi, sono in fortissimi, tutti i sensi, ragazzi. Sono forti, sono buffi, cordiali e soprattutto estremamente accoglienti. Vero. Questa è la cosa, diciamo, che ci ha risaltato di più, ci ha colpito di più, ci è rimasta più nel cuore, parlando proprio sinceramente. Le persone al nord dicono, per la maggiore, che siano persone estremamente fredde, distaccate, no? Sulla loro, mai cosa più falsa. Sono persone cordialissime, anzi, se ti vedono come turista in difficoltà, ti vengono a chiedere se hai bisogno di un aiuto. Tante volte ci è capitato. Sempre. Persone estremamente generose, cordiali, soprattutto quello che ci ha colpito di più è il loro senso civico. Sì. Ma tornando al fatto che ti aiutano, noi non eravamo liberi di fermarci un attimo a guardare sul telefono magari un'informazione o semplicemente
Certo. Magari stavamo anche rispondendo ai vostri commenti, perché siamo sempre al lavoro anche quando giriamo. Ci fermava la gente a chiederci se avevamo bisogno, se ci servivano informazioni. È vero. Così, ragazzi. E poi cordiali, proprio carini. Se ci si incrociava in un vicolo stretto, loro si fermavano, ci chiedevano scusa perché gli si... È vero, anche questo. E quindi l'avevamo letto. Vero? L'avevamo letto, ci sembrava una barzelletta, no? Che praticamente il modo di approcciarsi dell'irlandese, specialmente, a parte lo fanno anche fra di loro gli abitanti degli stessi paesi, città, ma anche con i turisti, il loro modo di approcciarsi è di qualsiasi cosa sorry, e cioè magari l'hai semplicemente, stai incrociandoti in un vicolo stretto, loro non ti hanno fatto niente ma da lontano iniziano a scusarsi, già c'è un sorry laggiù che ti aspetta e uno dice ma cioè rimane, no? Loro si scusano a prescindere, sono troppo forti. E ringraziano, cenni della mano, saluti, e poi sono proprio i simpaticoni. Loro sono l'amico da pacca sulla spalla che beve volentieri una birra con te al pub, perché ovviamente, come saprete, non ve lo stiamo a dire, i loro luoghi di incontro sono i pub. Uno di loro addirittura la mattina ci ha offerto la colazione. Ah, ti già ricordi? Ecco, così, proprio amiconi, no? Gli amiconi, come si dice, e noi ci piacciono tantissimo, queste persone sono calorose, ecco, non mi veniva la parola, sono estremamente calorose e probabilmente una popolazione ben diversa, diciamo, dai vicini inglesi, questo abbiamo un po' notato. Sono buoni come indole, persone molto buone e con gli irlandesi ci fai subito amicizia, ci entri subito bene in contatto. Questo ci è piaciuto tanto. Ma come ci si arriva in Irlanda? Non c'è tal moto. No, c'è chi magari può tentare, ma dubito. No, è lunga. Ovviamente a seconda del luogo da cui partite ci saranno aerei, ci saranno mille possibilità. Certo. Noi ovviamente siamo dei van lifers, abbiamo un van e quindi siamo andati con il nostro mitico Charlie. E aggiungo solo una cosa, dipende anche dal tempo, periodo di ferie, che avete a disposizione. Certo, se avete una settimana esatto. E ci vogliono 3 giorni arrivare su, a quel punto andate con un aereo. Noi che avevamo tanti mesi liberi e non abbiamo limiti di tempo, siamo andati con il nostro van, poi considerate noi si abita nella Toscana, nella bassa Toscana, quindi abbiamo dovuto attraversare praticamente mezza Italia. Abbiamo attraversato, come detto, il confine franco-tedesco fino a Lussemburgo, fino alle coste. Poi siamo andati a Calais, in Francia, e abbiamo scelto l'opzione traghetto, con il quale siamo arrivati a Dover. C'è anche la possibilità, per chi vuole, di andare con l'Eurotunnel, ma noi che ci piacciono i paesaggi volevamo comunque vedere i paesaggi e arrivare sulle scogliere. E poi c'è da dire che l'Eurotunnel, ragazzi, costa molto molto di più di un singolo traghetto. È vero che ci mette meno tempo, ma ripetiamo, noi non abbiamo problemi di tempo e quindi abbiamo scelto per due motivi: per i costi, sinceramente, perché costava meno, e anche perché poi il traghetto ci permette di vedere il mondo circostante. Insomma, quando arrivate e vedete le bianche scogliere di Dover, è bello come impatto, insomma, vi assicuro. Meteo permettendo. Sì, c'era un po' di nebbia, ma insomma, vabbè. Esatto, noi 2 volte si è sempre beccato un po' di nebbia, ma insomma. Lì è normale. È così, ragazzi. Siete in Inghilterra. Sì. A quel punto, come detto, siamo andati in Cornovaglia, siamo poi risaliti verso la Scozia, quindi lungo l'Inghilterra. Siamo passati prima dal Lake District, per chi non lo sapesse, è la zona dei laghi, diciamo, poco sotto al confine con la Scozia. Siamo stati circa una settimana lì perché eravamo d'accordo con dei nostri amici che si sono trasferiti a vivere lì vicino. Volevamo salutarli, volevamo stare un po' insieme con loro, volevamo vederci e passare delle giornate tranquille. Quindi siamo stati tutti insieme, loro hanno fatto campeggio con la tenda, noi siamo stati in questi campsite che hanno loro bellissimi, insomma. Lì il tempo non ci ha assistito molto perché è piovuto un po' quei 3 giorni. Però insomma, ecco, la tappa, diciamo, centrale è stata quella e poi siamo saliti in Scozia. Esatto, poi volendo potete arrivare in Irlanda anche dal Galles, noi però... Sì. Abbiamo scelto la tratta più corta dalla Scozia e anche perché eravamo comunque d'accordo con i nostri certo. amici.
più corta nel senso come tempi del traghetto, certo. Perché il Galles rimane un pochino più lontano dalla costa irlandese. Anche lì dipende dalle vostre priorità, dai vostri spostamenti, da cosa volete però fare. Potrebbe essere una soluzione per chi non volesse arrivare fino su al nord. Può traghettare tranquillamente, ora dalla Cornovaglia non ricordo, ma dal Galles c'è la linea tranquillamente del traghetto. Abbiamo preso il traghetto in Scozia da Carmarthen, scusate, non so se l'ho pronunciato bene, fino a Larne, che è poco sopra Belfast. Sì. Poi da lì abbiamo proseguito lungo la costa del nord Irlanda, facendo tutta la parte nord, molto bella. E poi abbiamo fatto una serpentina a S scendendo giù. E poi siamo rientrati in Francia da Dublino a Cherbourg. Scegliendo il traghetto diretto. Il traghetto diretto. Anche all'andata potreste fare questo tragitto che impiega 18 ore e mezzo di navigazione, quindi senza passare dall'Inghilterra. Ma noi avevamo tanto tempo, ci piaceva fare anche parte dell'Inghilterra, perché come avrete visto nei nostri video abbiamo visitato la Cornovaglia, che era uno di quei posti che ci attirava e che ci è piaciuto molto come paesaggi. E poi ovviamente siamo rientrati in Francia e da lì piano piano siamo riscesi, sì, con tutto il viaggio, le autostrade e tutto quello che comporta. Volevo solo aggiungere un'altra cosa, c'è anche un traghetto nell'estremo sud dell'Irlanda, cioè da Rosslare, e riduce di un po' qualche ora la navigazione diretta verso Cherbourg in Francia. Noi l'abbiamo preso ovviamente da Dublino perché il nostro giro tour dell'Irlanda si è concluso con la visita della capitale Dublino, quindi noi eravamo già lì e non aveva senso scendere ancora verso sud per prendere il traghetto da un'altra città e traghettare in Francia. Eravamo lì al porto praticamente di Dublino e da lì l'abbiamo preso. Credo che cambi di un paio d'ore così, però ecco, abbiamo detto anche questa ipotesi. Se andate poi sul sito dei vari traghetti troverete tutte le informazioni. Noi vi stiamo un po' raccontando le nostre scelte in base all'itinerario, però ce ne sono molti, frequenti, e poi vi diremo anche i costi, non sono eccessivi, sì, pur prendendoli nel periodo estivo, come abbiamo fatto. Poi noi ovviamente quando abbiamo scelto quale traghetto prendere abbiamo guardato ovviamente i costi e fatto due valutazioni, abbiamo detto vabbè, allora se i costi sono questi, la logistica del nostro spostamento, facciamo Dublino come ultima tappa e poi da lì scendiamo la nave col traghetto, e quindi così abbiamo fatto. Ovviamente comprendeva anche le spese, cioè il passaggio per noi due e ovviamente le spese legate a Charlie, quindi andando con un camper di altre dimensioni o con una macchina ovviamente il prezzo è diverso, quindi anche lì i prezzi sono commisurati al volume di Charlie e al numero dei passeggeri. Questo è inutile che ve lo dica, però lo puntualizzo perché insomma la spesa, sono spese variabili, le riportiamo però sono variabili, ecco. Come dicevo, abbiamo fatto prevalentemente una strada costiera che attraversa tutta la costa ovest dell'Irlanda. Questa è la famosa Wide Atlantic Way, che è una delle strade costiere più lunghe di tutto il mondo. Sì. Ben oltre 500 km, se non ricordo male, in alcuni punti anche bella tortuosa, stretta. Prestate attenzione. Bisogna fare molta attenzione anche perché a volte incontrate anche degli autobus. La Wild Atlantic Way è la strada principale, come detto. È la strada ed è ben segnalata. C'è un segnale che la distingue molto bene, ve la metto qui in sovraimpressione. Non potete sbagliare. E in ogni posto dell'Irlanda in cui vi trovate assume dei nomi diversi per distinguere la località che è stata attraversata. Sì, o meglio, è sempre Wide Atlantic Way, però magari un tratto di questa strada viene rinominato per andare a vedere il castello X piuttosto che la scogliera Y, e quindi un tratto di questa magari lo troverete sotto un altro nome vicino o sotto o sopra al cartello, appunto, che diceva Federico, che indica la via di questa strada lunghissima che arriva proprio anche addirittura fino al sud dell'isola. Sì, sì, infatti ci sono due segnali molto importanti che sono la lettera N, che vi indica che state andando verso nord, sì, oppure la parte che vi indica che state andando a sud con la S.
Sì, a volte vi trovate a un bivio dove c'è Wild Atlantic Way S e Wild Atlantic Way N. A volte, le sì, prime sì, volte ci siamo guardati, come dire, si tira il dado. Sì, sì, a volte trovate il cartello lungo così con tutto il nome bello di didascalico con i luoghi e tutto. A volte trovate il cartellino piccolo col simbolino e una N. E noi. Sì, e lì non avevano spazio, sì, sì. Allora sono stati... Se state scendendo verso, insomma, fate il giro in senso antiorario, seguite sempre la S. Se sì, fate certo, il giro in senso orario, seguite sempre la N e non vi sbagliate. Questo è chiaro, insomma, con i navigatori, con Google Maps. In queste strade, ragazzi, ci sono dei limiti di velocità allucinanti, perché è una strada tortuosa, stretta. Mi sa che l'abbiamo detto in qualche video, l'abbiamo detto. Chi ci ha seguito se la ricorderà, sì, sì, questa cosa. E siamo abituati che quando queste strade da noi trovate limite a 50-60 all'ora, lì mettono 80, a volte anche 100 all'ora. Sì, assurdi, assurdi, perché sono strade che non... secondo noi non supportano un limite di velocità tale, cioè sono troppo elevati per il fondo strada. Allora, i fondi sono medio buoni, diciamo, buoni. Il fondo proprio non ci sono buche, però sono strade strette e spesso con vegetazione adiacente ai lati, con poca visibilità, eccetera eccetera, quindi loro hanno un po' il piede pesante. E poi infatti gli irlandesi hanno anche delle macchine belle taroccate, infatti abbiamo trovato sgommate da tutte le parti, lì basta andare in qualunque luogo, anche sulle autostrade, sulle quattro corsie, come c'è un piazzale, un pezzo di strada largo, e vi trovate tutti disegnati in terra i cerchi lasciati dall'asfalto, quindi prestate attenzione sulle strade. Esatto. Ovviamente non abbiamo detto, ma la guida è a sinistra, cioè noi ci siamo messi così. È una difficoltà che non da poco. Noi avevamo poi il nostro mezzo con la guida a sinistra, quindi un pochino eravamo agevolati, perché comunque si guida un mezzo esatto, con il volante a sinistra, ma se prendete una macchina a noleggio con la guida a destra e in più dovete guidare dall'altra parte, il cambio già con la mano, considerate sinistra, questa ecco, difficoltà, ci sì, si abitua, perché alla fine ci si abitua, sì, a tutto, ci si abitua andando ovviamente piano eccetera eccetera. Però ecco, ora vi diciamo un attimo i tipi di strade che sono da tenere d'occhio, però c'è da fare un pochino d'attenzione. Allora, le strade diciamo tranquille, grandi, agevoli sono le autostrade, come sono da noi. Sono gratuite, questo non l'abbiamo detto, ma sono gratuite, un valore aggiunto non indifferente, e sono indicate dalla lettera M, come Marta. quindi dove trovate il numero, mi sembra ci sia il numero, vero? Con la lettera M lì vi indica, di solito sono numeri bassi, piccoli, tipo M1, M2, ovviamente sono le autostrade. Poi, quelle nazionali, quindi sono strade messe bene, diciamo capillari, che arrivano quasi ovunque, sono con la lettera N, quindi le national, le nazionali, anche lì con il numero, e sono strade in cui ci si guida bene, ci si viaggia bene. Poi insomma, ne parlo io, ma ha guidato il buon Federico, io non ho guidato in quel periodo. Quelle, diciamo, le strade che dovete, in cui dovete prestare attenzione, sono le strade provinciali, sono quelle di tipo R e di tipo L. Sono piccole, hanno una vegetazione spesso alta ai lati, cioè a loro gli piace tantissimo la natura, che la fanno crescere a dismisura ai lati di queste strade, le R e le L, e a volte vi trovate ad avere queste curve, ma con questi muraglioni di piante, rampicanti, siepi, vegetazioni, e praticamente vi sembra di stare un videogioco, no? Poi è impossibile vedere dietro la curva se arriva qualcuno. Senza specchi, spesso non ci sono, per capire se dietro la curva arriva l'altro. Poi per di più siete nel senso di marcia opposto, diciamo, quello dove non siete abituati a guidare, quindi dovete andare molto molto piano, anche perché gli irlandesi in queste strade qui, nelle ultime due che vi ho detto, vanno come pazzi, schiacciano l'acceleratore e ve li trovate che vi si incrociano a tutta manetta. Quindi dicevamo, le strade sono strette, la gente, no, mormora, viaggia, pestano, schiacciano l'acceleratore, proprio gli piace il rombo, e quindi dovete stare molto 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 attenti. Però di contro, diciamo, in favore del popolo irlandese, dobbiamo dire che sono molto educati, cioè il loro senso civico, che diceva Federico prima,
lo si vede soprattutto nella guida. Il famoso sorry sorry che vi dicevo prima, che loro si scusano quando che sono a piedi, stanno camminando da lontano, lo riportano anche quando stanno guidando. Queste stradine strette, belle, congestionate, perché comunque c'è traffico purché siano piccole, loro si fermano a un chilometro e te dici, ma forse si sono fermati a prendere il pane, a salutare la vicina, no? No, loro poi aspettano, magari ti fanno un colpo di fari, e loro si sono fermati a un chilometro per farti passare, perché ti hanno visto da lontano, la strada appunto, come vi dicevo, è stretta e ci si scambia male, e loro si fermano e hanno tutti il sorriso, non sono mai scocciati, non sono mai annoiati, considerate che loro vivono costantemente su queste strade, loro si fermano ben contenti, ti salutano, quando ti scambi e ti avvicini loro ti salutano sempre con la salutano mano, sempre. Sempre, ti fanno un cenno di ringraziamento. E i primi tempi noi avevamo visto le persone che per non staccare le mani dal volante, tanto sono proprio precisi, loro facevano così, alzano il ditino, con il ditino alzato. E per lì sinceramente ci è venuto anche qualche dubbio, perché i primi tempi non capivamo quale tipo di dito potessero alzare, e quindi voi sapete che il gesto del dito in Italia insomma vuol dire ben altro, e quindi poi invece abbiamo capito che loro quando guidano tengono il volante così e poi alzano per non staccare il dito indice. Anche perché lo fanno continuamente. Lo fanno continuamente perché dietro di noi ci sono altra gente che va e viene, quindi è uno scambio continuo. Loro sono paciosissimi, tranquillissimi, felici, proprio col sorriso. Salutano e sorridono e alzano questo dito spesso e volentieri. Quindi abbiamo cominciato anche noi a ricambiare il gesto e è proprio una pratica consigliata. Ed è anche più... insomma, di buona, come si dice, buona educazione, sì, farlo. Perché... È meno faticoso alzare il dito e alzare il braccio, esatto, 10.000 volte al giorno. Comunque loro si aspettano questo ricambio da voi, quindi ecco, per chi volesse andare con il proprio mezzo o anche con mezzo al noleggio, sappiate che in queste strade minori lo scambio avviene. Addirittura abbiamo, se non ricordo male, trovato anche qualche strada single track road, mm-hmm, dove c'è una sola corsia, diciamo, tanto è piccola, e ogni tot metri, diciamo, c'è un piccolo parcheggio al lato della strada, sia in un senso che in un altro, dove il veicolo può accostare e fermarsi per far passare quello che viene nella direzione opposta. Sì. Quindi lì è buona educazione e buon senso dare le precedenze, sì, no? Ma sono messe in modo strategico, sì, vi certo, vedete, soprattutto quando andate nei punti più remoti sulle scogliere. Esatto. E quindi ecco, quelle sono strade, diciamo, che non se ne trova molte, sono punti appunto particolari, come diceva Fede. Però ecco, il senso civico e il comportamento dell'automobilista in Irlanda è importante, è importante. Sono un po' di piede pesante, però sono estremamente corretti, educati e bravi. È difficile litigare con un irlandese al volante, non, cioè, sono, vi dovete impegnare. Nervosi, ecco, nervosi e agitati come noi quando siamo tornati in Europa, specialmente in Italia. Il clacson. Quante volte poi? Ecco, un'altra cosa, non in tutto il periodo che siamo stati lì in Irlanda non abbiamo sentito suonare un clacson. I semafori poi? Non lo usano. I semafori? Mai sentito un clacson. Loro, se ti capita di guardare un attimo il telefono, di guardare una rivista un attimo, uno sta aspettando il semaforo che scatti e diventi verde, o non ti accorgi, che o non ti accorgi. Loro non suonano mai il clacson, sono talmente educati che aspettano che tu guardi, veda, ti accorga che è verde e tu vada. Cioè, pensate un attimo, in Italia vi saltano sopra se non vi svegliate. No, se non partite magari scendono la macchina e vengono a vedere, a sincerarvi che non vi sia venuto un malore, che state bene. No, è proprio tutto da noi, tutta una sonata. È tutto un altro modo di vivere, un altro senso civico. Soprattutto quello che continuiamo a ribadire, a dirvi, è proprio il senso civico delle persone, che è proprio diverso. Hanno un'altra cultura, in questo senso, la cultura dell'altro, del vicino, di far accogliere bene le persone, il turista, insomma. Da noi in alcuni posti sì, altri un po' meno. Possiamo dire che sia un valore aggiunto e un motivo in più per andare in Irlanda. Certo, a noi ci è piaciuta tantissimo questa cosa, ormai l'avrete capito, no? Allora, un'altra peculiarità che abbiamo notato delle strade della viabilità irlandese è che non, vediamo se te lo ricordi, non siamo riusciti a trovare una strada sterrata. È vero. Ma nemmeno nelle stradine più remote, più assurde. Vero. Tutte asfaltate.
Tutte. E noi siamo rimasti così affascinati. E i fondi stradali, come dicevamo prima, sono tenuti bene, perché comunque non è un territorio che si ghiaccia, cioè il clima è abbastanza non è stabile, certo piove tanto, però le strade sono tenute bene. Probabilmente c'è una buona manutenzione, questo ci siamo chiesti e ci siamo dati questa risposta. Magari anche l'escursione climatica, caldo freddo è minore, quindi non si creano, ne crea che... Forse sono fatte a regola d'arte anche le strade asfaltate? Potrebbe essere. Lungo il nostro viaggio non abbiamo visto solamente spiagge, scogliere e natura, ma abbiamo visto anche le città principali dell'Irlanda. Quindi prima su tutte Dublino, ma anche Cork e Limerick, che sono le tre città, diciamo, principali. La seconda e la terza. Sì. E come ci si muove dentro queste città? Benissimo, direi, perché sono città, a parte Dublino che è più grande. Dublino è un discorso un po' a sé. Sì, è una cosa a sé, ma sono molto tranquille, si girano bene. Un consiglio che possiamo darvi è di visitare le città la domenica, perché di domenica non si paga il parcheggio. Esatto. E comunque nei giorni, negli altri giorni, non è che costi tanto, sono prezzi abbordabili, però la domenica abbiamo il parcheggio gratuito e quindi è un valore aggiunto. Sì, oltretutto avete meno confusione, anche in giro, meno macchine, perché spesso gli uffici, i negozi, qualcosa è chiuso, soprattutto gli uffici non sono attivi e quindi meno popolazione locale e quindi più facilità di parcheggio e soprattutto, come ha detto Fede, gratuiti. A proposito di parcheggi, questo vale su tutto il territorio della Repubblica d'Irlanda, esistono sia parcheggi gratuiti che non. Quindi troverete quelli con la monetina, quelli con le telecamere, quelli con l'app, quindi variano, o vi dovrete scaricare un'app come è successo a noi per pagarlo, oppure qualche volta avete veramente la moneta, che ricordiamo essere l'euro nella Repubblica d'Irlanda, e quindi diciamo qualche volta abbiamo pagato. Non sono proprio economicissimi, però insomma a volte, avendo Charlie di dimensioni piuttosto grandi, non è sempre semplice voler arrivare o andare o vedere un'attrazione, quindi a volte per comodità poi abbiamo pagato. Però diciamo, però trovate altrettanti parcheggi anche gratuiti, cercando insomma con le varie applicazioni, con la mappa eccetera eccetera, si trovano. Diversamente dai loro cugini inglesi, soprattutto nel sud ovest Cornovaglia, dove invece abbiamo fatto molta fatica. Vi pagate sempre. Perché in Cornovaglia, se posso aprire una piccola parentesi qui, diciamo che l'abbiamo visitata volentieri, ma siamo un po' scappati, passatemi il termine, perché diciamo è un paese abituato a fare plein air, vita all'aria aperta, campeggio, tutti chi più ne ha più ne metta, in maniera diversa dalla nostra logica di van life. Loro sono stanziali, vanno nei campsite, nei campeggi, stanno lì 15 giorni, mettono le roulotte, perché vanno moltissimo le roulotte, sì. Aprono le loro birre, aprono il barbecue, si fanno la carne alla griglia e loro passano le giornate così, lì hanno tutti i servizi, lavanderia eccetera eccetera, quindi non si pongono molti problemi. Per loro il turista deve andare in queste strutture organizzate, quindi il campeggiatore libero o il van lifer comunque che gira deve andare lì, non ha molte alternative. Ci siamo trovati in Cornovaglia, sto parlando della Cornovaglia, in difficoltà anche con i punti carico e scarico, acque grigie, acque nere e il carico dell'acqua. Ma anche semplicemente se volete affacciarvi su una spiaggia, un punto, non esiste un parcheggio se non a pagamento. Quindi Ronaldo, non ci è piaciuta sta cosa. E quindi ripeto, richiudo la parentesi, la Cornovaglia abbiamo fatto un po' una toccata e fuga, diciamo, perché era difficile proprio la quotidianità. In Irlanda invece abbiamo avuto spesso l'opportunità di fermarci praticamente ovunque, sì, liberamente. Esatto, l'Irlanda è, anche se secondo noi ancora, se proprio la volete sapere tutta, è un pelo indietro come strutture di accoglienza per i veicoli recreazionali, perché i posti ci sono bellissimi nella natura, le persone sono accoglienti, però secondo noi gli manca ancora un pochino, come dicevo, queste strutture ricettive. Si trovano i carichi e gli scarichi, ma non così di frequente, potrebbero intensificarli, visto che
ci sono tanti turisti che vanno lì con i loro propri mezzi. Tantissimi, sì. E, però ecco, ripeto, loro sono molto accoglienti, accomodanti, non mandano via, perché lo ricordiamo, il campeggio, diciamo, libero, la libera ufficialmente è vietata in Irlanda, però è fortemente tollerata. Molto tollerato, infatti loro sanno che il turista viene lì e comunque bene o male gli porta benessere, gli porta, va a comprare i loro prodotti. Esatto. E poi loro sono cordiali, sempre alla mano. Dispende il turista, il camperista. E quindi non ti fanno storie, insomma, se vai a dormire in un posto. Sì. Diciamo che non ci hanno mai cacciato, ci hanno sempre lasciato tranquilli, come ai nostri vicini di camper, di van, cioè non abbiamo mai sentito dire, ecco, di queste storie qui. L'unica nota dolente, perché qualche nota dolente va detta, noi diciamo le cose sempre, come stanno sulla bilancia, sono stati, che non, l'avete visto, per chi ci segue, l'avrete visto nei video e lo potete andare a vedere, chi non ci conoscesse, non aveste visto i video dell'Irlanda, ci sono stati dei problemi con l'ingresso a questi parcheggi, spesso liberi, senza pagamento, ma diversi parcheggi hanno le sbarre, quelle orizzontali, messe a una certa altezza, e il più delle volte sono circa 2 metri. Voi considerate che noi abbiamo un van che è oltre 2,5 metri di altezza, fra pannelli, oblò e tutto quanto. E quindi, siamo 2,68 per la precisione. Ecco, quindi non c'entriamo manco se ci tirano con la fionda. e quindi spesso e volentieri ci piaceva vedere una scogliera, un paesino, un'abbazia, un qualsiasi posto carino turistico. Siamo arrivati lì e abbiamo trovato il parcheggio con la sbarra orizzontale che delimitava l'altezza. E il bello è che non è che te lo dicono all'inizio della strada, no? Voi vi fate magari 10 km di strada, sì, tutta tortuosa, stretta. La famosa Wild Atlantic Way. Sì. E poi quando arrivate lì, sbarra. E lì qualche volta siamo rimasti un ci po' siamo male, male, barra giramento. Però fa parte, insomma, però, del viaggio. Ci sono stati casi sporadici. Ce ne sono di queste sbarre, ne abbiamo trovate. Poi magari in alcuni posti abbiamo trovato l'alternativa, come ti ricordi in quel paesino carino dove poi alla fine abbiamo girato dietro l'angolo. Sì, perché erano centrali, poi basta uscire ai margini del paesino, esatto, ti fai 2 passi a piedi, camminate, in qualche modo ce la fai. Se camminate, bene o male. Però ecco, nell'accoglienza ci è sembrato strano, perché loro sono estremamente accoglienti come persone, calorosi, come strutture, pub, hanno tante strutture di accoglienza anche del turista, e poi ti trovi questi parcheggi con la sbarra a 2 metri, praticamente possono far entrare solo le macchine, perché attenzione, qui non si sta parlando di categoria, uno non ci può dormire, cioè no, se hai un furgone anche dal lavoro e quel giorno l'hai preso per andare a fare la passeggiata, andare a vedere, che ne so, non entri, cioè qui non si sta parlando di pernottamento in quella zona. Noi volevamo andare a fare, che ne so, una passeggiata, a vedere il mercatino, a vedere una chiesa, no? Lì non parcheggi, sto parlando di parcheggiare. E tanti posti infatti li abbiamo saltati, perché era impossibile, proprio presi dallo scoraggiamento più totale, sì, si è detto non ci vogliono, tiriamo avanti. Che si deve fare. Quindi ecco, questa diciamo è stata un po' la nota dolente di tutto il tour dell'Irlanda. Poi per il resto ci siamo trovati molto bene. Se invece volete visitare Dublino, vi diamo dei consigli che apprezzerete molto, a meno che non ci arriviate con un aereo, ovviamente, ma se arrivate con il vostro mezzo, vi consigliamo di fare come noi, ovvero noi abbiamo scoperto un parcheggio veramente fantastico nella periferia della città. Da cui parte un tram, la Luas Tram si chiama, mm-hmm. Sarebbero queste metropolitane leggere che sì, vanno all'aperto. Non che ne siano leggere e non abbiano voglia di lavorare. Sono dei tram, sì, non la classica metropolitana, sotterranea e quant'altro. C'è una bellissima fermata con un parcheggio con 300 posti, non mi ricordo quanti ce ne fossero, anche di più, abbiamo dei video lì, ci siamo stati 4 notti, e oltretutto si può dormire. Noi con pochissimo, con 4 euro, parcheggiate lì, poi tanto vi ripiglioghiamo nei posti, con 4 euro voi state lì tutto il giorno e ci potete dormire. Prendete il tram, in mezz'ora vi porta in centro, potete scendere dove vi pare, noi abbiamo fatto il biglietto quello giornaliero, quindi potevamo salire e riscendere
come ci pareva, e quello è un mezzo perfetto per girare tutta la città. Vi segnate i punti salienti che volete visitare, se poi state più giorni e dormite lì nel parcheggio siete liberi di fare avanti e indietro varie tappe, molto consigliato. La fermata del tram è la Red Cow, come cowboy, Red Cow, la mucca rossa, e quindi consigliatissimo questo parcheggio. Sì, è consigliato non circolare con il proprio mezzo in Dublino, perché abbiamo letto in più guide che è difficile la viabilità, quindi Dublino è un po' complesso. E noi ci siamo passati, abbiamo guidato, abbiamo anche parcheggiato, c'è da pagare la tariffa oraria, quindi l'ultimo giorno, non conviene, sì, volevamo vedere alcuni posti che ci mancavano, però insomma è bella caotica, ci sono tantissimi semafori, insomma è caotica. Quindi già la guida insomma non è proprio la nostra, diciamo, perché è dall'altra parte, quindi vi consigliamo, visto che insomma per 4 euro al giorno il parcheggio è veramente economico, al giorno per 24 ore. Per 24 ore. E il tram è veramente davanti, quindi frequentissimo, perché poi porta le persone al lavoro, quindi ce ne sono tutti i giorni, tanti con frequenza. E quindi ve lo consigliamo, lasciate il vostro mezzo tranquillo e sarete più tranquilli anche voi. No, ma poi con il tram vi risparmiate delle belle camminate, perché Dublino non è gigantesca, però c'ha vari posti sparpagliati in qua e là, quindi per girarla tutta il consiglio è appunto usare questa linea del tram. Noi abbiamo fatto il biglietto giornaliero, quindi con il giornaliero partivamo praticamente la mattina e via metropolitana, avanti e indietro, su e giù, e quindi siamo arrivati dalla zona porto alla parte interna, insomma, che è estesa, e a piedi sarebbe stato un massacro, insomma. E di chilometri ne abbiamo fatti tanti, comunque. In tanti luoghi poi, se avete delle biciclette al seguito, può essere una soluzione, perché magari lasciate il mezzo in un parcheggio libero, magari a qualche chilometro dalle attrazioni che volete visitare, andate con la vostra bicicletta. Magari ora avete tutti le biciclette assistite. Avete. Noi abbiamo queste biciclettine piccole, pieghevoli. Dobbiamo essere onesti e sinceri. Sì. Le nostre pieghevoli e piccole sono comode per riporle, diciamo, nei gavoni, diciamo. Come dimensioni. Esatto, penso. Però non sono prestazionali e non sono biciclette comode per fare X chilometri, per fare la scampagnata, per fare l'escursione a vedere questa o quell'altra attrazione. Noi le abbiamo usate qualche volta, ma a volte erano scomode e siamo andati sinceramente a piedi. Quindi vi consigliamo, per chi avesse un veicolo relazionale e per chi le potesse portare e avesse spazio, la cosa migliore sarebbero le e-bike, quindi ovviamente pedalata assistita, insomma, perché ci sono salite e discese, insomma. Oppure le classiche mountain bike, perché ha una ruota più prestante, diciamo, per tutte le strade, perché ci sono anche stradine magari un po' più strette, più piccole, che poi portano alle varie scogliere. Soprattutto sono strette. Sterrate non ce ne sono, però insomma la mountain bike con le marce la vediamo più agile in quei tipi di strade. Può andare bene anche una comune bici da città, diciamo, però che sia, ecco, Non ci sono sterrate, ma ci sono tante salite e discese. Che sia comoda, oppure i monopattini elettrici, quindi le potete poi chiudere e riporre. Quelli ad esempio molto utili per visitare ad esempio Dublino o magari le città più grandi come Cork o Limerick. Quelli se ne sono visti e ce ne sono. Noi non ce li abbiamo e quindi... Però come suggerimento, ecco, le due ruote vanno benissimo in un'isola come l'Irlanda. Sì. Poi l'elettrico in Irlanda va tantissimo, quindi... biciclette assistite, monopattini, ma anche auto elettriche. Le auto, ne abbiamo ragazzi, viste, quasi tutte hanno l'auto elettrica. Tantissime. Siamo rimasti infatti affascinati da questa cosa, perché a differenza in Irlanda veramente c'è un uso dell'auto elettrica molto molto maggiore rispetto al resto dell'Europa. Sì, hanno intensificato le colonnine elettriche di ricarica, in ogni dove trovate un punto di ricarica, insomma sono avanti. Anche in Italia abbiamo visto che ce ne sono, ma lì vi assicuriamo che ce ne sono molti molti di più, e tantissime persone hanno l'auto elettrica. Tutto è più silenzioso, no? Quando parte si sente meno rumore, insomma è diverso.